Buongiorno. Allora, questo video è solo per un cambio look. Io dico pazzo perché non so mai se cambio, diciamo, colore come voglio io, oppure appunto un colore pazzo, come per dire, da così divento rossa. Non lo so mai. Allora dico cambio look pazzo. Però, dato che appunto non voglio andare dal parrucchiere perché costa un po' troppo, perché 100 euro solo per taglio, colore e piega, invece adesso ho deciso di farlo a casa, un po' per quello che io dico, questo è un po' pazzo. Allora, voglio tagliarmi i capelli perché li voglio far crescere, e allora è da un bel po' che non li taglio, sarà a giugno mi sembra. E allora voglio un po' spuntarli. E poi giustamente colore. Il colore è questo. Questa volta ho preso la Garnier Olia, che dovrebbe essere anche buona, sia come marca che come altro. L'altro non l'ho trovato, risparmio casa. Allora ho preso questo di 8 euro. Infatti ho preso il castano dorato, perché comunque io volevo farlo su un castano. Però ho detto, boh, proviamo questo, vediamo un po' se è uguale a questo qua o cambia qualcosa, non lo so. E senza ammoniaca, boh, non so quanto ci vuole, credo mezz'oretta, boh, più o meno. Comunque, vabbè, adesso lo facciamo e vediamo come verrà fuori, che cosa verrà fuori. Tanto vi lascio la clip che ho fatto di capelli alla luce, che si vedono meglio, perché così non so se li vedete il risultato, e vi lascio la clip così almeno vedete il prima e il dopo, per vedere se cambia qualcosa. Intanto vediamo cosa c'è dentro. Allora, istruzioni di come ovviamente utilizzarlo. Questo è la crema di 60 grammi. Poi c'è il crema 2 colorante. Però mi servirebbe una ciotolina. I guanti e per finire lo shampoo. Dovrebbe essere color, no, questo è il 3, silicone, colore. Comunque questo. E dentro trovate questo, le istruzioni, credo che ormai lo sanno tutti. Sì, mi sembra, ah no, qua c'è scritto dry 20, dipende come lo vuoi tu, 10-20 minuti, io lo terrò di più, comunque ti spiega tutto. E adesso iniziamo. Vediamo com'è, però prima meglio tagliarle, perché sennò dopo così non si vede niente. Si vede. Non si capisce. C'è il sole. Allora, mettiamo l'asciugamano perché sennò mi sporco, come sempre. Qui c'è il coso per aprire, da mettere dentro. Vediamo se riesco. Perché c'è il coso. Infatti c'è il buco che voi mettete dentro il numero 1, che è questo qua, va dentro qua, così almeno ve lo tiene e mettete il colorante. Però prima di fare questo volevo tagliare i capelli a cazzo, e a cazzo in senso che non sono una parrucchiera,
cui allora aspettate, perché questo mi dà fastidio, lo metto dopo. Per cui pettino i capelli. Dici di cambiare colore, perché tutte le volte vedermi con questo colore qua non so perché non mi piace. La parrucchiera vuole farmi un colore che tiene, perché giustamente dice che rovinano i capelli. Io voglio fare di testa mia, non l'ho mai fatto perché, cioè, questa è la seconda volta. Di solito non faccio il colore, ma vado direttamente dal parrucchiere. Durerà un bel po' questo video, scusate, ma fate finta che è come se sono dal parrucchiere e vi faccio vedere quello che sto combinando. Allora, ho visto una ragazza che faceva così per tagliare i capelli, cioè li metteva tutti davanti, così. Adesso non so se lo vedete. Comunque li metti a tutti, tutti davanti. Ok. Poi forse faceva tipo una specie di coda. Adesso faccio la barbetta. Non lo so, l'ho visto su TikTok, voglio vedere se funziona. Che li fa, in poche parole, dritti. Così. Almeno sono dritta, tu. Comunque faceva così, no? E poi taglieva i capelli sotto. E diceva che il risultato era dritto. Io adesso non so, comunque. In poche parole, così. Cioè, vedete? Adesso sto cercando. Non so se si vede, così così taglio ancora un pochettino, poco poco. Perché dato che li devo fare crescere. E allora, però così dovrebbero funzionare, in teoria. In teoria. Speriamo. Sì, lo so che non si tagliano così, ma la ragazza l'ha fatti così. E allora ho detto, farli così a vedere. Ok, ho tagliato i capelli, solo che non si vedono. Comunque una spuntatina, perché almeno dovrebbero andare così. Sono almeno così so il colore se è uguale. E adesso facciamo il colore. Apriamo questo. Ok. Lo mettiamo qua, che è l'1. Poi prendiamo il 2, lo apriamo. Poi si chiude così. Ok, adesso vediamo se riesco a sporcarmi e si riapre. Ok. E lo mettiamo qua. Lo mettiamo tutto. Allora, dato che io voglio fare quello da 30 minuti, ovviamente lo applichiamo e poi ci vediamo tra 30 minuti. Perché sennò ho anche il telefono pieno che devo tirare via tutte le clip che ho fatto. Comunque. Ok. Messo.
Adesso lo agitiamo. Lo agitiamo, lo chiudiamo bene e lo agitiamo per 10 minuti. Allora, in teoria dovrebbe risultare un po' più come, cioè, diciamo, ho dovuto cambiare il telefono perché il mio è strapieno di video e non mi registro più, devo tirarlo via. Solo che sono a metà e non posso farlo adesso. Stavo dicendo, sbatto, metto i guanti e poi lo applichiamo sopra. Dovrebbe vedersi, spero di che non mi sporco. Allora, prima sopra. Vediamo se riesco a sporcarmi. Dato che non sono brava a applicare, però comunque farò un macello come sempre. Allora, ho messo il colore, sembra pistacchio da vederlo, sembra anche un po' pelata. Questo è il mio gatto che rompe i maroni. E niente, adesso aspetto 30 minuti, per cui metto il timer di 30 minuti e ci vediamo tra 30 minuti. Timer 30 minuti. Così almeno vediamo poi il risultato finale, perché poi mi devo fare la doccia, eccetera. A dopo. Allora, 30 minuti sono passati. Non so se si vede, ma sono praticamente. Boh. Comunque adesso faccio la doccia, mi sciacquo bene perché mi sono sporcata tutta. È stato. Qua non riesco mai a capire te. Sciacquo, faccio la doccia e vi faccio vedere dopo. Tanto poi li dobbiamo asciugare insieme. Per cui 30 minuti passati. E adesso vediamo quando li lavo.
comprato questo, ovviamente sentite la lavatrice perché l'ho fatto partire. Adesso le asciugo col fono e poi uso questo per fare... i boccoli, cioè boccoli più questa piastra qua, vediamo cosa verrà fuori, perché tanto stasera devo uscire, andiamo fuori a mangiare la pizza napoletana, per cui almeno sono soddisfatta. Allora, dato che non ero soddisfatta del taglio, non so se si vede, l'ho tagliati ancora un po'. E comunque questo è il risultato e credo che si veda la differenza, almeno o la vedete, i capelli di prima con quelli di dopo, sì, sono un po' bagnati, però credo che si veda la differenza. Io spero che non è il colore uguale a prima, perché da bagnati non si capisce. Adesso li asciugo e poi vediamo. Sono in pigiama perché non sapevo come vestirmi, però dopo mi cambio, per cui per non sporcarmi di nuovo mi sono messa in pigiama. E scusate se non mi sentite, comunque mi sono anche un po' truccata, ho messo l'illuminante e il fondotinta perché ero piena di macchie e non ho capito se era il colorante che mi ha fatto venire le macchie oppure non lo so, devo ancora valutare questa cosa. E allora ho dovuto mettere un bel po' di fondotinta perché ero oscena. Detto questo, mi asciugo i capelli. There was once a day that I would pray for you. I'd go and... Questo è il risultato, direi che si capisce anche molto. Intanto poi ve lo farò vedere anche alla luce del sole, c'è differenza, perché questi sono i capelli che erano quelli che continuo a spazzolare e quelli di prima ovviamente, e la differenza si vede, perché comunque è un castano, adesso un biondino, cos'era, castano dorato mi sembra, e si vede. Però tanto la luce dopo le vediamo. Però boh, sembrava bello, no? Mi sta bene. Non lo so, fatemi sapere se mi sta bene, se ho fatto una cagata. Oppure, perché io ci provo sempre a fare queste cose. Ma boh. Comunque, adesso mi faccio i boccoli perché non voglio stare così normale. Questa è quella che gira. Quella che fa i boccoli. Adesso aspetto che si asciuga. Si riscalda e la faccio, l'ho usata solo una volta, vediamo se viene, perché certe volte ho sempre paura che non mi vengono mai quando voglio fare una cosa e niente, però comunque vabbè, vediamo, aspetto che va. Proviamo con una ciocca e poi continuo con gli altri. Ovviamente non è che vi faccio vedere tutto perché sto video chissà quanto sta durando. Per cui faccio due o tre e poi vi faccio vedere il risultato finale. Intanto prendo una ciocca. Non so neanche se l'ho tagliati giusti. Vabbè, chi se ne frega. Intanto devono crescere. Allora, in teoria, devo metterla dentro. Non so, ho fatto una cagata. Perché in teoria dovrebbero venire... Non così, forse un po' troppo. No, beh, vengono. Solo che ho esagerato con la ciocca. Comunque scusate per il rumore.
Sinceramente non mi ricordo come funziona. Per cui vabbè, vediamo a fare così Massimo. Perché proprio c'è scritto. Ah, lo devo mettere in su, non in giù. Cioè vuol dire che deve risultare così. Scommetto che dopo un po' mi girano le palline e non ho pazienza e non faccio queste cose, per quello che la maggior parte di queste l'ho quasi buttata, perché tutti gli anni che ce l'avevo alla fine non l'ho più usata. Una volta basta buttare, perché giustamente dopo un po', se hai tempo, se hai voglia, lo fai, se no. Questa è la choc, non è che viene come lo voglio io. Volevo fare due ciocche con voi e poi il resto lo faccio spinta da sola. Mamma mia, cos'è sto coso? Solo che qua è appiccicoso, mi dà fastidio. Cioè, l'ho messa a 2.30, non so se si vede, 2.30. Ma direi che non verranno mai. Così. Provo a vedere se riesco a farlo tutto e ci vediamo dopo, che forse è meglio. Allora, ci ho messo di sicuro più di mezz'ora e mi è venuto il nervoso. E dopo un po' non ho pazienza, per cui l'unica cosa che mi è venuta bene è questa ciocca qua, che non so neanche se si vede, questa ciocca qua carina, e forse questa, cioè davanti, tutte e due davanti di lato. Invece tutti gli altri, dato che mi è venuto il non ce la facevo più, ormai anche tardi, perché devo fare altre cose, poi devo uscire, non c'ho tempo, e allora alla fine ho detto vabbè, ho capito che lascio questo e niente. Per cui sì, mi sono messa la maglietta così, perché in pigiama era più brutto. Vi faccio vedere fuori alla luce del sole. Credo che si veda. Si vede? Spero di sì. Ho cambiato qualcosa. Ho capito che non riesco mai a fare con le piastre. Ma comunque questo risultato. Vi piace? Fatemelo sapere. Va bene, detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo, sperando che non è durato tanto, ma tanto ci saranno molti tagli. E niente, al prossimo video. Ciao!